Immagina i dettagli della tua casa ideale. Colori, forme, materiali. Porte Garofoli, le uniche coordinate con armadi, parquet e boiserie. Porte Garofoli, la scelta per la tua casa. Dopo l'antipasto di Coppa Italia iniziata a Castelfidardo, la nuova era sportiva del Notaresco, ripartito nel segno della continuità con al timone della società rossoblu il presidente Salvatore Di Giovanni. I primi 90 minuti stagionali sono coincisi con una autoritaria vittoria dei rossoblu in casa dei biancoverdi marchigiani, che poco hanno potuto al cospetto degli scatenati abruzzesi di mister Cudini. Se come si dice, chi ben inizia a metà dell'opera, è giusto essere moderatamente ottimisti. In campo i ragazzi di Cudini si schierano con il modulo 4-3-3, assenti fra gli abruzzesi Massetti e Colevecchio squalificati, out anche Petrarulo e Dostilio, riflettori puntati su Minella, l'ex di turno che segnerà poi il gol del definitivo 3-1. I padroni di casa rispondono con il 3-5-2 al Galileo Mancini. In una domenica da tintarella estiva arrivano in 500 con una cinquantina di tifosi ospiti. Al decimo nella prima vera azione della gara, Notaresco in vantaggio, Liguori mette in azione di tacco sull'out di destra Candellori, che crossa con la respinta corta della difesa marchigiana, e la palla che termina a Bontà, che al volo con un tiro angolato supera Bottaluccio per l'1-0 ospite. I locali accusano il colpo e così al dodicesimo per poco la barba non beffa Bottaluccio con un tiro cross che costringe l'estremo di casa al salvataggio. Solo Notaresco, visto che al quindicesimo ci prova anche Minella, che arriva ad un passo dal classico gol dell'ex, ma la sua gioia è solo rinviata. Attacca il Notaresco, che arriva vicinissimo al raddoppio anche due minuti dopo con Candellori, che chiama Bottaluccio alla prodezza in calcio d'angolo. Castelfidardo in evidente difficoltà con la squadra di Cudini, che cerca di approfittarne non correndo fra l'altro mai seri rischi dalle parti del portiere Monti. L'ultimo quarto d'ora di primo tempo vede al 33esimo ancora un brivido per la difesa di casa con Di Lollo, che su punizione chiama Bottaluccio alla deviazione in corner. La prima e unica vera azione locale è letale e arriva al 44esimo con un tiro di Enou deviato in angolo e la rete al volo di Grazioso proprio sugli sviluppi del corner carciato da Trillini. Per la squadra ospite una doccia gelata, ma soprattutto immeritata dopo un ottimo primo tempo. La ripresa si apre al quarto però con il nuovo vantaggio del Notaresco grazie a Liguori, che dopo un'azione avviata da Minella e proseguita da Moretti si fa 40 metri di campo e poi con un tiro abbastanza angolato inganna Bottaluccio, che può solo sfiorare la sfera che si insacca alle sue spalle. Festeggia il 2-1 Liguori sotto il settore dei tifosi rossoblu con Cudini che invita i suoi ragazzi a mantenere la calma. Al decimo però la risposta locale da brividi con Lignani, che in area mette al lato di un nulla. La gara resta aperta e vibrante con il secondo portiere De Maio e Candolfi in campo nel Castelfidardo al posto di Bottaluccio e Tiribocco. In campo non accade molto con Bontà, che poi lascia il terreno di gioco al 21esimo a Marcelli, e la sterile supremazia dei marchigiani, che produce solo qualche calcio d'angolo. Nel Notaresco entrano poi anche Di Stefano e Mozzoni per Fabriani e La Barba. Al 33esimo il portiere del Castelfidardo De Maio sbaglia tutto in area tentando di scartare Moretti, ma regalando la palla a Minella, che a porta vuota fa 3-1, realizzando così il classico gol dell'ex che chiude la contesa con 10 minuti di anticipo, anche perché poi accade davvero poco, tranne che al 48esimo, quando i biancoverdi di casa restano in 10 per il rosso diretto a Calabrese per fallo da dietro su Dalmazzi. Al 51esimo Monti dice no a Giovagnoli e poi il 3-1 finale con la festa del Notaresco sotto il settore dei propri tifosi. Immagina i dettagli della tua casa ideale. Colori, forme, materiali. Porte Garofoli, le uniche coordinate con armadi, parquet e boiserie. Porte Garofoli, la scelta per la tua casa. Mister Cudini, un ottimo San Nicolò Notaresco che oggi qui a Castelfidardo ha vinto, ha avuto anche molte occasioni per allargare anche il margine con la squadra di casa. Sì, diciamo abbiamo fatto una buona gara, era la gara d'esordio per noi, che siamo una squadra nuova, giovane, era un punto interrogativo grande. I ragazzi fino adesso hanno lavorato abbastanza bene, abbiamo fatto bene, però come ha detto anche il mister nella precedente intervista, le prime partite sono sempre un'incognita. Noi, questa era una partita determinante sotto l'aspetto emotivo, sotto l'aspetto caratteriale, sotto l'aspetto di mentalità e sotto l'aspetto sicuramente di prendere certezze. Siamo riusciti a concretizzare, potevamo fare molto meglio secondo me il primo tempo. Poi il secondo tempo abbiamo sofferto un pochino la reazione di Castelfidardo, però diciamo che abbiamo rischiato poco.
una squadra che ha ampi margini di miglioramento, soprattutto sui giovani. Abbiamo visto un ottimo Liguori fare più volte su e giù per il campo, e anche dietro i ragazzi sembrano essersi comportati molto bene. Sì, abbiamo buoni giovani, abbiamo cercato di allestire la squadra, come ho detto, giovane e anche di discreta qualità, quindi se a questo ci abbiniamo anche l'adattarsi in campo e il dare quel qualcosa in più a livello di stare in campo e a livello fisico, sicuramente chi ha qualità poi la squadra ne trae vantaggio, però diciamo che oggi si sono comportati bene tutti, dal primo all'ultimo, sicuramente qualche problemino sotto l'aspetto fisico con qualche crampo in più, ma credo che sia stato più dato dall'emozione, dalla tensione della gara, però diciamo ci portiamo a casa una buona vittoria che ci dà grosso morale per poter continuare a lavorare bene. Perfetto. Immagina i dettagli della tua casa ideale, colori, forme, materiali. Porte Garofoli, le uniche coordinate con armadi, parquet e boiserie. Porte Garofoli, la scelta per la tua casa. Mister, un esordio amaro, come chiaramente non ci si aspettava, merito del San Nicolò, ma anche dei meriti del Castelfidardo, che ha regalato troppo, soprattutto il gol del 3-1, davvero un'ingenuità da non ripetere. Sì, diciamo sia il secondo che il terzo. Sì, non era l'esordio che volevamo, e chiaramente avremmo preferito insomma un altro tipo di esordio, però è successo questo, dobbiamo essere bravi adesso insomma a ripartire, chiaramente insomma è un bel ceffone, però come ho detto prima era importante partire bene, perché insomma siamo una squadra giovane con diversi giocatori che comunque sia diversi sono anche l'esordio insomma Serie D, forse l'hanno sentita alcuni anche un po' troppo la partita, ripeto, dobbiamo cercare di migliorare su quelle ingenuità che insomma ci sono costate la partita, perché secondo me poi alla fine, ripeto, primo tempo meglio loro, secondo tempo secondo me meglio noi, e la partita insomma l'abbiamo fatta quasi sempre noi, anche se magari non siamo stati pericolosissimi, però secondo tempo anche loro tolti gol, non credo che abbiano fatto chissà cosa per vincere la partita, hanno fatto la ripartenza che noi siamo stati ingenui, e poi il terzo gol che purtroppo è un infortunio che può capitare, però ne prendiamo atto e cercheremo insomma di partire sapendo che insomma ci aspetta un lavoro difficile da fare. Il San Nicolò forse più sciolto, il Castelfidardo ha sbagliato un po' l'approccio alla partita, troppo contratto soprattutto nel primo tempo, non abbiamo visto il Castelfidardo che avevamo ammirato nel precampionato, c'è da cambiare anche questo l'atteggiamento, una squadra forse sembrata anche poco aggressiva. Sì, dobbiamo essere un po' più aggressivi e spregiudicati, quello sì, sicuramente il primo tempo, come ho detto prima, loro hanno fatto meglio, un po' meglio di noi, però molto è dipeso anche, insomma, il primo vero tiro in porta hanno fatto gol, quindi sai, poi quando prendi gol anche a livello psicologico un attimino, magari a parti invertite, no, ho avuto un'occasione magari Rivi che la palla non è riuscito, se magari facciamo gol noi, forse poi magari stavamo a discutere di un Castelfidardo sciolto e magari in San Nicolò molte volte l'aspetto fisico è anche una conseguenza un po' di certe situazioni magari psicologiche, perché insomma la squadra anche a livello fisico si è visto il secondo tempo e stavamo meglio noi di loro, loro hanno avuto anche diversi giocatori insomma con i crampi, quindi indubbiamente il primo tempo abbiamo sofferto un po' di più, però ecco, diciamo negli episodi decisivi il primo tiro in porta hanno fatto gol, secondo tempo prima vera occasione dopo 4 minuti hanno fatto gol, e poi chiaramente ripeto anche a livello psicologico è stato un po' pesante da digerire, e poi il terzo è stato insomma diciamo poi lì ha chiuso la partita, però è la prima, cerchiamo insomma di rialzarci immediatamente, e avremo insomma adesso due trasferte la prossima settimana, avremo 3 partite in una settimana, però speriamo insomma di recuperare anche i giocatori che sono fuori, perché chiaramente non abbiamo una rosa molto ampia e abbiamo bisogno di tutti. E il cambio del portiere è stato un cambio tattico appunto per togliere un 2000, inserire Candolfi, quindi era quella la mossa che si aspettava, avrebbe fatto anche altre scelte, altre opzioni, anche se forse ci è sembrato che di opzioni per cambiare veramente la partita ce n'erano poche, forse è mancata anche veramente la presenza, è pesata molto l'assenza di Severini.
No, sicuramente sì, adesso non è bello parlare di chi non c'era perché non dobbiamo trovare alibi e dobbiamo pensare a quello che magari non abbiamo fatto bene oggi. È chiaro che il cambio era dettato dal fatto che il ragazzino, insomma, Tiribocchi oggi anche lui, insomma, la prima partita come del resto anche tutti i 2000, non è che anche le altre squadre, quindi non è la questione, però magari lui l'ha sentita un po' di più, sul secondo gol poteva far meglio, quindi era andato un po' in difficoltà a livello psicologico, con Candolfi stavamo perdendo, era per avere più spinta, come poi ha fatto, perché ha messo insomma anche due o tre situazioni, ha messo due o tre palle pericolose in mezzo, quindi poi purtroppo è capitato anche insomma l'infortunio del terzo gol e lì chiaramente la partita è finita, poi non abbiamo avuto più la forza di reagire, però era dettato soprattutto per avere più spinta a destra e questo insomma c'è stato. Purtroppo non era in preventivo il terzo gol preso. Ora due trasferte consecutive in Abruzzo, una più dura dell'altra. Si gioca subito, quindi primo turno infrasettimanale, non ci sarà neanche troppo il tempo per pensare su questa sconfitta. Forse è meglio così, che si torna subito a giocare. Sì, è meglio così, anche se adesso avremo una settimana ancora, e quindi ci auguriamo, insomma, in questa settimana difficilmente recupereremo Pigini perché ha saltato praticamente tutto il precampionato, quindi anche dovesse, insomma, riallenarsi, non difficilmente potrà essere delle partite. Speriamo, insomma, di recuperare Severini, però non avremo Calabrese, quindi questa è una cosa che dobbiamo assolutamente evitare. È stata un'ulteriore ingenuità che non ci possiamo permettere, quindi ci sono delle cose che comunque sia dentro lo spogliatoio non ne dovremmo parlare e niente, per il resto non possiamo fare altro, insomma, che andare avanti, cercare di ripartire dalle cose buone che comunque sia avevamo fatto finora e non deve essere, insomma, una partita a toglierci queste certezze, però ripeto, il lavoro è duro e il campionato abbiamo avuto, insomma, la prova oggi. E dobbiamo lavorare sulle carenze, insomma, che abbiamo visto. Tutto qua, non possiamo fare diversamente. Immagina i dettagli della tua casa ideale. Colori, forme, materiali. Porte Garofoli, le uniche coordinate con armadi, parquet e boiserie. Porte Garofoli, la scelta per la tua casa.